Cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Lauretta Buffa e del sito visionair.fm. Cominciamo da Netflix, che ha fatto uscire la top 10 delle sue produzioni più seguite degli ultimi 5 anni. Davanti a tutti c'è il film d'azione Extraction con Chris Hemsworth, seguito da Bird Box, un thriller distopico con Sandra Bullock. Terzo posto per il giallo Spencer Confidential con Mark Wahlberg. Extraction ha attirato 99 milioni di spettatori nelle prime 4 settimane di distribuzione, mentre Bird Box è stato visto da 89 milioni di abbonati e Spencer Confidential da 85 milioni. Non è chiaro quanti di questi spettatori siano rimasti fino ai titoli finali, perché Netflix registra come audience chiunque guardi un film per un minimo di 2 minuti. Tra i film d'autore, solo The Irishman di Martin Scorsese ha conquistato un posto, sesto, con 64 milioni di spettatori. A proposito di casa Netflix, Julia Roberts e Denzel Washington reciteranno insieme nel film Leave the World Behind, tratto da un romanzo di Rumman Alam in uscita in autunno, del quale Netflix ha già acquisito i diritti. La storia, affidata alla regia di Sam Esmail, racconta le due famiglie costrette a stare insieme in un terribile fine settimana. Il racconto esplora anche le complessità dell'essere genitori, le questioni razziali e di classe. Intanto il 3 agosto inizieranno le riprese del nuovo film di Pupi Avati, che si intitola Lei mi parla ancora. Tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, racconta la storia d'amore tra Nino e Caterina, un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei. Nel cast Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Isabella Aragonese, Lino Musella, Fabrizio Gifuni, Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi, Joelle Dix e Nicola Nocella. Ci spostiamo a Hollywood per un'asta organizzata da Julian's, durante la quale sono andati al miglior offerente degli oggetti veramente cult. La tuta spaziale indossata da David Bowman in 2001 Odissea nello spazio è stata venduta a $370,000, più o meno €320,000. Un mantello indossato da Christopher Reeve nei primi due film di Superman è volato nelle mani di un collezionista a $110,000. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre informati con le novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito visionair.fm. Buon cinema a tutti! Ciao ciao!